Va bene, ciao a tutti ragazzi. Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giacone X. Svapo. Stasera siamo qui a presentarvi la E Dillo by Uwell. E Dillo. Eccoci ragazzi con Eve Dillo Mod by Uwell, casa cinese di Shenzhen che però in Italia non è molto conosciuta. Scratch and check per l'originalità, QR code, vari social network, solite avvertenze che ormai troviamo in tutte le scatole. Contenuta della confezione. Allora, all'interno troviamo un manuale di istruzioni, ovviamente solo in inglese, precauzioni, FDA, box, cavo USB per l'aggiornamento del film. È una Dual 21700, gancetto per l'apertura e a baionetta. Qui avete una sorta, qui abbiamo i pin, una sorta di gomma di protezione. Qui abbiamo due gommini che possiamo tranquillamente buttare. Due riduttori 18650. Ma io installerò i pin sopra, sono flottanti. Io installerò due 21700 sopra negativo, positivo. L'inserimento della batteria è in questo modo. Poi avete, vedete, schiacciate il pin e la molla vi permette di far incastrare la batteria. E la batteria è incastrata. Positivo, idem per il positivo. Ora inseriamo la back cover, che è quella che poi farà accendere la mod grazie a questo contatto. Ovviamente 1, 2, 3, 4, 5, l'accendete e la spegnete, 5 clic accendete, 200 watt, 5, qua avete i volt, il valore della coil, il tempo che tenete premuto e le due batterie. Schiacciando 3 volte il tasto fire, lampeggia power, se voi schiacciate più o meno, trasforma in TCR, quindi potete usarla anche con il controllo della temperatura, però avete solo controllo di temperatura in TCR. Questo cosa vuol dire? Che una volta che siete su TCR, eccolo spenta, una volta che sarete su TCR, premendo, andate qui e impostate il valore del cavo con cui volete usare il controllo di temperatura. Rischiacciate file, impostate i watt di erogazione che deve avere la box durante il controllo di temperatura. Nel menu generale, facendo più o meno, ovviamente passa da Fahrenheit a gradi centigradi. Box con questi araldichi di plastica che fanno un po' la loro figura, sfiati della batteria. Vi ho detto tutto, molto molto semplice, una box veramente molto molto semplice. Ci vediamo ora con la mia testa pelata con la prova di svapo. Allora ragazzi, Eve Dillo by Uwell. Come ho detto dalla visione dall'alto, Uwell nel mercato italiano non è molto conosciuta come sul mercato americano. E alcuni lo sanno. Box semplicissima, power mode, TCR con appunto il valore del cavo in cui andare a mettere se volete usarla in controllo di temperatura. Semplice semplice. Io me la sono fatta mandare solo ed esclusivamente per un semplice motivo, perché è una Dual 21700 e per essere una Dual 21700 mia mano non è molto grossa. Facciamo il paragone con la mano del visello, cioè nella mano del visello si nasconde pure. Sì, certo. 65 watt, ci abbiamo messo sopra il profile 1.5, funziona bene. Ora su ho due Samsung 30T, quindi sono 3000 mAh. Durata della batteria non è malvagia, certo non aspettatevi miracoli come un circuito IGI, però comunque funziona bene. Avete comunque una Dual 21700 portatile, perché comunque è abbastanza piccolina, pesa, perché ovviamente ci sono due 21700. Per me è una box sinceramente come tante altre, anche perché io le box così non le uso praticamente più e quindi credo che cambi solo il fatto delle 21700, e l'unica cosa che posso dire in negativo è che è un po' pesantina. Poi per il resto sicuramente funzionerà bene, quindi per me va bene così. Ah, è bella l'impugnatura, mi piace, perché prendendola così sì, va a finire il mio bel allucione, proprio allucione, non l'alluce, sì, la luce del piede, pollicione, sì. È valida, mi piace, sì, è carina. Bello, vieni bella, dentro. Bella, bella, perché devi?
Dillo. Sì, dai, valida. Se uno vuole prendere una box diversa dal solito e ha la necessità di utilizzarla con 221-700, alla fine è quella. Vi ricordo che con 221-700, se gli mettete le Samsung 40T, avete due batterie da 4000 mAh. Sì, praticamente l'unico pro è quello alla fine. Se volete prendere una box che dura di più, prendete questa, ci mettete il 21-17 e siete a posto. Bene, ringraziamo Sosmall. Thank you, Sosmall. Ci vediamo al prossimo video con il suo papà di Stefanello. Senza dirvi nient'altro. Va bene, ciao.